Nuova puntata estiva, Lavor Eccellenza Industriale al servizio delle nostre passioni. Coppa d'Oro della Maga Circe, appuntamento dal 3 al 5 settembre. Gran Premio Nuvolari, al via l'edizione numero 31. Giro Valle dell'Iri, dall'8 al 10 ottobre, si festeggia l'edizione numero 20. Con Cristiano Luzzago, a bordo di una Fiat d'eccezione, tutta da scoprire. Dal 17 al 19 settembre parte la 31esima edizione del Gran Premio Nuvolari. Tra le novità dell'appuntamento internazionale più classico del panorama motoristico, i passaggi negli autodromi del Mugello e di Maggione. 1000 chilometri aspettano gli equipaggi provenienti da tutto il mondo, che vorranno festeggiare il campione da sempre più ammirato, Tazio Nuvolari. La 31esima edizione del Gran Premio Nuvolari, nella tradizionale data della terza weekend di settembre, si svolgerà dal 16 al 19 di settembre 2021. Sarà articolata in tre tappe. La prima con partenza da Mantova, toccherà l'autodromo di Modena, che oggi ci sta ospitando, per poi fare il passo della Futa a Raticosa e arrivare al secondo autodromo della giornata, cioè al Mugello. Il percorso continuerà sulle colline del Forlivese per arrivare in serata a Cesenatico. La seconda tappa, partendo da Rimini, andrà verso il lago Trasimeno, quindi arriveremo in Umbria per la prima volta, toccando l'autodromo di Magione, città di Castello a Cortona, per poi arrivare ad Arezzo e nel pomeriggio a spostarci verso le colline romagnola, arrivare come ultime prove cronometrate a San Marino e quindi a Rimini. Nella serata il classico gala, che ormai è diventato tradizione, la domenica, il ritorno a Mantova attraverso il percorso che prevede il passaggio prima dalla scuderia Toro Rosso, oggi Alfa Tauri, a Faenza, poi Ferrara con delle prove intorno al castello Felsineo, per arrivare poi infine a Mantova nel primo pomeriggio. Il break del pranzo sarà non al Palazzo Ducale di Mantova, ma nell'abbazia del Poligrone a San Benedetto Po. Questa
quest'anno avremo da seguire, oltre che tutti i dettami tecnici previsti da federazione, come si sa, anche i protocolli per quel che riguarda il Covid, così come lo scorso anno, e anche in questo tempo stiamo cercando di razionalizzare il tutto a beneficio della salute dei concorrenti e di tutto lo staff. Il Gran Premio si articola su uno staff di circa 100 persone che, soprattutto durante le manifestazioni, cerca di coordinare al meglio quelle che sono le esigenze dei concorrenti, cercando di far funzionare tutta la macchina organizzativa nel migliore dei modi. Il tutto è articolato e consentito grazie all'ausilio dei nostri sponsor, a cominciare da Red Bull, per continuare con TAG Heuer, che oltre a fare da official sponsor fa anche da official timekeeper, e continuare poi con Finservice, questa azienda di servizi mantovana che oggi come oggi sta conseguendo risultati assolutamente onorevoli. Oltre a questo abbiamo chiaramente tutto lo staff logistico, da cominciare dalla Polizia Stradale che ci segue per tutti i 1100 km, dei cronometristi, degli ufficiali di gara, tutto lo staff che segue la salute dei concorrenti per quel che riguarda, come dicevo poc'anzi, il discorso del Covid. Le adesioni al Gran Premio stanno arrivando in maniera molto soddisfacente e devo dire che questo viene letto da tutti quanti come un bellissimo messaggio di ripartenza e di volontà di ricominciare anche in questo settore, quello della regolarità. Stanno arrivando adesioni da tutte le parti d'Europa, soprattutto da Germania e Olanda, ma anche dai paesi extraeuropei, da Argentina, Uruguay, Stati Uniti d'America e addirittura dal Libano. Per qualsiasi informazione o per altre domande e richieste per l'iscrizione al Gran Premio Nuvolari, vi rimando al nostro sito ufficiale www.gpnuvolari.it o altrimenti presso la nostra segreteria, che ogni giorno è aperta in orario d'ufficio. Vi aspetto a Mantova per il terzo weekend di settembre per onorare insieme la figura di Tazio Nuvolari, il grande Nivola, il più grande di tutti i tempi. Poche settimane ci separano dalla Coppa d'Oro della Maga Circe 2021, seconda edizione dopo il debutto del 2019, che è valso alla manifestazione l'encomio ASI dedicato ai migliori eventi per auto storiche della stagione. Abbiamo seguito on the road Giorgio Onori, presidente del club organizzatore, il CLAS, Circolo Latina Automoto Storiche, ed il consigliere Sergio Arienzo durante una sessione di sopralluoghi utili per definire gli ultimi dettagli del programma, che andrà in scena da venerdì 3 a domenica 5 settembre, all'ombra della sagoma della Maga Circe. Vi ricordiamo che la partecipazione all'evento è gratuita, previa selezione dell'organizzazione e dedicato a sole automobili scoperte costruite entro il 1970. Per candidare la propria vettura, scrivere a info@class-latina.it. Sergio, ti piace questo posto? Sì, guarda, devo dire è veramente un posto magnifico. E pensa che pur abitando a Terracina da più di 30 anni è la prima volta che vengo qui. E questa è stata veramente l'occasione della Coppa Oro per Maga Circe per conoscere anche posti che tutti pensavano di conoscere e invece, vedi, è stata un'ottima occasione. Beh, la manifestazione Coppa Oro Maga Circe proprio ha questo come intento, quello di far conoscere dei posti bellissimi che normalmente non sono battuti dalle rotte turistiche qui nella provincia di Latina. L'appuntamento è per il 3, 4 e 5 settembre alla nostra Coppa Oro della Maga Circe. Questo è uno delle location nelle quali avverrà il controllo a timbro e permetterà di godere del panorama
di Capo Circeo. Poi il sabato 4 ci spostiamo a Terracina. Li porteremo nel posto panoramico più bello di Terracina, che è sopra il Tempio di Giove. È un tempio che risale ancora a prima della creazione di Roma, quindi immaginatevi che meraviglia. Per poi ripartire verso Sperlonga. Che dici, Giorgio, come sarà Sperlonga? Sperlonga è una perla del Tirreno, è meravigliosa. Sicuramente ci offrirà altre bellezze particolari del territorio e ci consentirà poi dopo di invertire la marcia e ritornare verso il Circeo. La cena di gala sarà una piacevole sorpresa, perché la faremo in un posto magnifico, nel posto panoramico più bello di Sabaudia. Non ve l'anticipiamo, ma non aggiungere altro, cioè, sì, perché deve essere una sorpresa, deve essere una sorpresa alla magnifica. Fine posso dire, per lo spot della manifestazione, chiedete a chi c'è già stato. 2 anni fa c'è stata la prima edizione di questa manifestazione, stiamo riproponendo la seconda dopo l'interruzione causa Covid, quindi chi c'è già stato è rimasto entusiasta, chiedete a chi c'è già stato. Tutto bello, Giorgio, meraviglioso, tutta promozione, turismo, tutto quanto, la gara di regolarità, ma poi come finisce? Poi scendiamo giù al centro storico del Circeo, ci sarà un catering verso i giardini di Vigna La Corte, che è un altro posto meraviglioso che al Circeo permette una vista fantastica, e ci saranno le premiazioni, il commiato e l'arrivederci alla prossima edizione. Appuntamento immancabile nel panorama ASI con il Giro Valle dell'Iri, arrivata ormai a festeggiare la 20ª edizione, in programma dall'8 al 10 di ottobre. L'evento vede quest'anno molte novità, per un tragitto di oltre 300 km tra le bellezze della Ciociaria ed un'adrenalinica gara di regolarità con ben 60 prove cronometrate. Ospitalità, gastronomia, passione vi accompagneranno in questa 3 giorni che lascerà sicuramente nei partecipanti da subito il desiderio di tornare per l'edizione successiva. Scopriamo i dettagli con il presidente del CAMEF, Giuseppe Dell'Aversano. Quest'anno per il Circolo di Auto e Moto d'Epoca Frusinate, che compie 35 anni dalla sua nascita, avvenuta nel lontano 1986. Il circolo che mi onoro di presiedere ha iniziato i festeggiamenti già in questi giorni per il 35esimo anniversario con il CAMEF Day, festeggiamenti che proseguiranno fino ad ottobre, quando nelle giornate dell'8, 9 e 10 organizzeremo la 20ª edizione del Giro della Valle dell'Iri, quindi un doppio anniversario. La peculiarità del Giro della Valle dell'Iri è che ogni anno ci impegniamo ad organizzare un percorso diverso rispetto a quelli degli anni precedenti. Quest'anno, proprio perché ricorrono i 20 anni e già come abbiamo sperimentato l'anno scorso, abbiamo allungato la durata del Giro della Valle dell'Iri da 2 a 3 giorni, quindi quest'anno la manifestazione si snoderà su una 3 giorni, 8, 9 e 10 ottobre. Si partirà l'8 ottobre nel primo pomeriggio da Frosinone e gli equipaggi arriveranno, dopo aver percorso una 40ina di chilometri, presso l'autodromo della Valle dell'Iri. Proseguiremo in direzione
direzione di Fontana Liri, paese che ha dato i natali a De Sica. Ci sarà il caratteristico e tipico passaggio a Isola Liri sul ponte della Cascata e si rientrerà a Frosinone con cena presso l'Hotel Bassetto e il pernottamento. La mattina dopo, sabato 9, si partirà sempre dalla Villa Comunale di Frosinone, che ormai è diventato un classico, e ci dirigeremo lungo la catena dei Monti Lepini fino a sconfinare sulla provincia di Roma. Passeremo per Carpineto Romano, rientreremo sulla provincia di Latina per Maenza e concluderemo il primo tratto presso l'abbazia cistercense di Fossanova, dove è stata organizzata una visita guidata per gli equipaggi ed una degustazione di prodotti tipici. Subito dopo partiremo per la sosta pranzo presso un ristorante tipico della zona e si proseguirà il pomeriggio in direzione di Sabato Audia e San Felice Circeo, dove è prevista la cena di gala e il pernottamento. La mattina della domenica continueremo sempre nella zona di San Felice, salendo su al faro di Punta Rossa, che è un punto panoramicissimo. Si riscenderà in direzione di Terracina e per rientrare poi in Terra Ciociara verso Valle Corsa, Castro dei Volsci, che dette i natali a Nino Manfredi. È prevista una visita guidata anche lì a Castro dei Volsci con degustazione di prodotti tipici e poi chiuderemo a Frosinone presso Villa Ecetra. Quello che caratterizza ogni manifestazione del Giro della Valle del Liri è sia l'aspetto culturale che l'aspetto gastronomico. Prediligiamo sempre l'assaggio di prodotti tipici del territorio a favore dei partecipanti. Spesso anche la premiazione viene fatta accompagnando i premi, diciamo, classici, quindi coppe, targhe, trofei, con qualche prodotto tipico, così che gli equipaggi possano essere poi invogliati a tornare alle prossime edizioni. L'importante, come dico sempre, è gareggiare divertendosi e questo è il piatto forte del Giro della Valle del Liri. È a disposizione il sito www.girovalledelliri.it e fino al 31 luglio gli equipaggi potranno usufruire di una quota agevolata. Non mancate, mi raccomando, vi aspettiamo l'8, 9 e il 10 di ottobre di quest'anno a Frosinone per la 20ª edizione del Giro della Valle del Liri. Tutte le informazioni potete prenderle dal sito girovalledelliri.it. Quando il lavoro è svolto con passione, la differenza si vede e si tocca con mano. Lavor, eccellenza industriale italiana, è leader del mercato mondiale nella produzione di apparecchiature industriali e domestiche per il cleaning. Un successo che viene da lontano, grazie alla lungimiranza e alle scelte industriali e strategiche che l'hanno portata ad essere presente in 7 paesi nel mondo. Lavor ha scelto il motorismo come strumento primario di comunicazione, con una presenza nel MotoGP con il team Cecchinello, oltre ad essere l'azienda di riferimento per le operazioni di sanificazione di tutto il Circus MotoGP ed inoltre da 3 anni presente nel mondo del motorismo storico in vari ambiti, gare ed eventi culturali. Una presenza a tutto tondo che ha portato Lavor a diventare Race Passion Sponsor di Mille Miglia nel 2020 e nel 2021. Anche in questo caso prendendosi cura di tutti gli equipaggi per le operazioni di sanificazione delle vetture in gara. Scopriamo il mondo Lavor con il presidente Paolo Bucchi.
Gruppo Comet qui a sede a Reggio Emilia è una realtà industriale internazionale che consta di circa 850 dipendenti con un fatturato poco sotto i 200 milioni di euro. 16 società distribuite in tutto il mondo tra controllate e commerciali hanno la possibilità di offrire al mercato le tre divisioni di prodotti che noi annoveriamo nella nostra produzione. La divisione agricoltura, di cui siamo leader mondiali nella produzione e nella vendita a livello di mercati internazionali, la divisione pompe industriali e la divisione macchine. Possiamo annoverare dalle idropulitrici alle macchine aspiratrici, alle macchine floor care e cleaning in generale. Una realtà di assoluto rilievo che compete nei maggiori mercati mondiali confrontandosi con la concorrenza più qualificata e professionale. Il gruppo si è arricchito nel 2017 di Lavor, è stata un'acquisizione assolutamente importante e sinergica nello sviluppo futuro dei nostri prodotti e dei nostri posizionamenti su tutti i mercati internazionali. Lavor entra nel gruppo Comet dal luglio del 2017, rientra in una strategia di potenziamento e di completamento di gamma delle nostre attività dedicate all'uso professionale dell'acqua. 6 aziende controllate in Europa, Cina e Brasile fanno sì che Lavor sia uno dei leader mondiali nel mondo delle idropulitrici, degli aspiratori, del cleaning, dando particolare risalto degli investimenti che stiamo facendo e abbiamo fatto in questi anni sul floor care. Evidentemente la nostra politica è quella di offrire alla clientela una gamma di prodotti assolutamente completa e che possa coprire tutte le esigenze nel mondo professionale, grande distribuzione e negli ultimi tempi una presenza anche importante nel mondo dell'online. Per la promozione del marchio nel 2019 abbiamo stretto un accordo di sponsorizzazione con la LCR di Lucio Cecchinello Honda, accordo che ha valore triennale, quindi 2019, 2020 e 2021. Quest'anno i nostri marchi sono portati sui circuiti di tutto il mondo da Alex Markets e da Nakagami. Non ci siamo fermati esclusivamente nel mondo della MotoGP, ma abbiamo esteso la nostra presenza anche nel mondo dell'automobilismo storico, in principal modo con Mille Miglia, dove sia nel 2020 sia nel 2021 abbiamo sponsorizzato la manifestazione offrendo anche i nostri servizi di igienizzazione e di sanificazione degli ambienti, paddock, linee di partenza, eventi comuni organizzati sempre da Mille Miglia, non solo a Brescia ma lungo il percorso. Una volta di più Lavor è presente nel mondo del motorismo in generale con MotoGP e con automobilismo storico. Lavor Wash è un'azienda dal presente concreto, ma sempre rivolta al futuro. Oggi distribuiamo secondo un modello di omnicanalità, ci rivolgiamo alla grande distribuzione così come alla distribuzione tradizionale e agli strumenti di più avanzata vendita online. Ogni anno Lavor Wash si fa fregio di lanciare sul mercato una decina di nuovi prodotti per le varie categorie di lavasciuga, idropulitrici, macchine per il vapore, aspiratori e ancora più. Gli appassionati del motorismo ben conoscono il nostro brand. Abbiamo più di un prodotto dedicato alla cura e alla manutenzione dell'auto, che è per loro centrale. La nostra passione per il motorismo storico ci ha indotto a sviluppare un pacchetto di prodotti dedicato proprio alla cura dell'auto e in particolar modo dell'auto storica, che noi tutti appassionati potremo utilizzare nei nostri garage. Verranno lanciati in occasione della Mille Miglia 2021, che, ricordiamocelo, è la gara più bella del mondo.
Cristiano Luzzago ci racconta la storia di una Fiat 1100 berlinetta superleggera Vignale. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una berlinetta superleggera basata sul telaio Fiat 1100B carrozzata da Vignale. Per parlare di questa vettura dobbiamo però fare un passo indietro. Vignale nasce nel 1913 e a soli 11 anni si avvia già all'attività di battilastra. È talmente bravo che a soli 17 anni viene assunto da Pininfarina, il quale si era appena staccato dagli stabilimenti Farina del fratello Giovanni, e gli affida la costruzione di alcuni veicoli all'interno della propria fabbrica. Il rapporto si interrompe quando Alfredo Vignale è costretto a partire per il servizio militare e al suo rientro viene assunto dagli stabilimenti Farina. Quindi nei primi anni della sua vita e della sua esperienza riesce a lavorare con le due carrozzerie più influenti dell'epoca, tant'è che a soli 25 anni è già caporeparto degli stabilimenti Farina. L'ambizione di Alfredo Vignale però è molta e non si accontenta del lavoro di dipendente e quindi collateralmente apre anche una piccola azienda con i fratelli dove può cominciare a lavorare in proprio. Ed è in questo momento che Dusio, il titolare della Cisitalia, lo nota e gli affida l'appalto per la costruzione della Cisitalia 202 berlinetta aerodinamica progettata dall'ingegnere Savonuzzi e nel quale collaborerà anche Michelotti, col quale comincerà un'amicizia e un rapporto di lavoro che durerà negli anni e avrà un grande successo. Alfredo Vignale, forte della consapevolezza delle proprie capacità e di quelle dei collaboratori, nell'ottobre dello stesso anno, cioè nel 1946, a soli 33 anni, decide di aprire la carrozzeria Alfredo Vignale EC e collabora già producendo vetture sia per stabilimenti Farina, Pininfarina e Cisitalia. Ed è a questo punto che c'è veramente la svolta importante che ci porterà alla storia di questa vettura. Nel 1947 deciderà di partecipare al concorso di eleganza del Palazzo Reale di Torino presentando una bella convertibile su base Fiat 1100 e dopo pochi mesi sarà presente nell'estate dell'anno successivo anche al concorso di eleganza del Giardino di Boboli a Palazzo Pitti presentando una stupenda 1500 Cabriolet della quale la stampa parlerà moltissimo e che vincerà il secondo premio al concorso. E la svolta definitiva, quella che veramente lo lancerà come un carrozziere riconosciuto, sarà nel 1948 al primo Salone di Torino del dopoguerra e quindi anche il suo primo Salone di Torino al quale parteciperà come azienda e come carrozzeria, nella quale presenterà tre splendidi modelli, un Alfa 6C convertibile, un Aprilia denominata Vittoria e questa splendida berlinetta superleggera. Questa berlinetta superleggera era stata costruita come si usava al tempo, tracciando le linee della vettura con delle profilature metalliche che poi furono abilmente coperte dai battilastre con dei pannelli di lega d'alluminio. Le caratteristiche di queste vetture, che all'epoca venivano prodotte in poche settimane, differentemente da oggi che uno ha bisogno di fare investimenti milionari e servono grandi computer e attrezzature sofisticatissime. All'epoca per le carrozzerie era molto importante partecipare ai concorsi di eleganza e ai saloni dell'auto. Questa vettura, che come base è una normale Fiat 1100 a livello di telaio e di meccanica, in realtà è proprio nella carrozzeria fatta da Alfredo Vignale che mostra tutte le proprie caratteristiche di leggerezza, infatti è una berlinetta tutta in alluminio, nella quale possiamo notare il lunotto che è in plexiglass, i finestrini posteriori che sono altrettanto in plexiglass e il cristallo anteriore che è fatto in due pezzi collegati insieme. Il
Il muso della vettura è molto bello ed aggressivo e ha sicuramente qualche reminiscenza dal fatto che Alfredo Vignale lavorava anche per stabilimenti Farina, Pininfarina e Cisitalia. Che Alfredo Vignale volesse dare il meglio di sé con questa vettura e con le altre presentate al Salone di Torino lo si vede dall'altissimo grado di rifiniture, che non erano assolutamente paragonabili a quelle delle vetture di serie dell'epoca. Anche dettagli, se vogliamo, banali come i paraurti sono rifiniti in un modo eccezionale. Le fiancate sono disegnate e realizzate magistralmente. Abbiamo sul parafango anteriore le frecce a scomparsa come usavano all'epoca, comandate da un azionatore elettrico interno. Ed è molto interessante notare lo stemma Vignale del primo tipo con la mole antonelliana all'interno della V, nel quale però mancano la corona e le ali, che saranno applicate solo in seguito quando Vignale diventerà fornitore anche dei reali. Bellissima la maniglia di apertura della portiera, che fra l'altro ha un ulteriore opzionale, perché dal posto di guida si può aprire azionando questa leva la portiera del lato passeggero per non obbligare il passeggero a impugnare la maniglia. E di grandissimo pregio sono tutte le rifiniture interne, nelle quali vediamo l'accesso ai sedili posteriori, molto comodo. Ogni sedile ha installato un portacenere per ogni passeggero. I pannelli delle portiere sono rifiniti tutti in pelle e hanno addirittura due tasche. È elevatissimo il grado di rifiniture interne. Lo vediamo in tutti questi pomoli che sembrano di ambra, dagli strumenti con tutte le rifiniture in color rame, dal volante che è veramente esclusivo anche col marchio Vignale al centro, le alette parasole, gli specchietti, il portacenere, tutto veramente trasuda lusso. E la dimostrazione che questa vettura ha avuto un successo immediato è stato nel fatto che, presentata a settembre, già a novembre aveva la prima immatricolazione, che è ancora l'attuale, quindi è stata venduta immediatamente. Molto interessante anche di questa vettura capire la storia, perché questa auto, pensate, ha circolato fino al 1971, poi è stata persa nell'oblio. Infatti l'ultimo tagliando si ferma a 58.000 km e quando è stata trovata prima del restauro ne aveva 58.270. Quindi aveva percorso pochissimi chilometri da quando aveva fatto l'ultimo tagliando ed era stata abbandonata.